Con Monsignor Pasquale Iacobone, segretario della Pontificia Commissione Archeologia Sacra, continuiamo anche in questa mattina il nostro viaggio attraverso questo patrimonio incredibile che sono le catacombe d'Italia, perché c'è anche il sito catacombeditalia.va che racconta e in qualche modo illustra tutto questo grandissimo patrimonio di arte e di fede che l'Italia, in questo caso noi stiamo parlando di quelle di Roma perché non possiamo spostarci causa Covid, insomma è veramente sconfinato. Monsignor Iacobone, dicevamo delle catacombe di Domitilla, probabilmente tra le più grandi, un luogo di arte, di fede che nasconde veramente delle opere d'arte. E poi entreremo. Intanto una battuta. È una catacomba importante, noi vedremo soprattutto il sito, la zona cosiddetta dei Fornai, dove abbiamo operato ultimamente dei restauri che hanno dato risultati eccezionali. Ed è una parte della catacomba interessante perché fu visitata già dal 500 da tanti visitatori che hanno lasciato lì infiniti graffiti, iscrizioni, dediche che documentavano il loro passaggio. Per cui è veramente una ricchezza enorme sia per l'arte antica sia per tutte queste memorie di passaggio. E allora scendiamo sottoterra, andiamo nelle catacombe di Domitilla, lo facciamo con la nostra Serena Cirillo e con la guida sempre autorevole di Matteo Braconi, il vostro archeologo. Vediamo! Scendiamo tra gli 8 e i 12 metri della catacomba di Domitilla, a Roma, sulla via Ardeatina, per inoltrare il nostro percorso in un ambiente anomalo, inconsueto, che è la cosiddetta regione dei Fornai. Una regione piuttosto recente rispetto alle altre della catacomba di Domitilla, che ci dà la rappresentanza di una corporazione forte, quella dei Fornai, che si occupavano della distribuzione del grano e che scelgono di farsi rappresentare, di farsi seppellire proprio presso la catacomba di Domitilla. Entriamo nel primo degli ambienti della regione dei Fornai, un ambiente estremamente interessante che ci porta lontano dai modelli architettonici delle catacombe romane. Quello che stiamo osservando sembra piuttosto, e vuole imitare, è un po' questo il punto del ragionamento, un grande edificio del sopraterra, un edificio a corpo centrale e provvisto di una cupola decorativa. Si percepiscono e si osservano tutte le tracce di una committenza estremamente evolutiva, capace di mettere in campo un potenziale economico non indifferente. Mentre fa questo, mentre imita le grandi architetture del sopraterra, le grandi architetture e i grandi edifici subdiali, ci propone anche tutte le tracce della propria devozione e della propria fede. In alto, la volta, va a proporre in una sequenza piuttosto paratattica scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. E allora sfilano in un corteo megalografico ora le immagini di Noè che sta per raccogliere la colomba, ora i fanciulli ebrei nella fornace, ora ancora Mosè che percuote la rupe, ancora per continuare e per chiudere il giro l'immagine di Cristo nell'atto della moltiplicazione dei pani. Al centro il clipeo è l'apice di questo progetto decorativo e anche del progetto monumentale. I due defunti, probabilmente i committenti, si fanno rappresentare in modulo minore, ristretti, rimpiccioliti, rispetto all'immagine austera e centrale del Cristo. Accanto a lui i due santi eponimi della catacomba, Nereo ed Achilleo, raffigurati giovani che introducono i due defunti. Incredibile quanto della fede dei primi cristiani veniva poi raffigurato per portarselo dietro con sé nell'aldilà, nella vita oltre la morte. E anche tanti sono i temi pasquali, siamo in Quaresima e quindi ci introducono anche ad un ragionamento che ci può preparare anche a questo periodo che stiamo vivendo. Certo, abbiamo voluto proporre proprio questa catacomba con quegli affreschi che riprendono i temi biblici che vediamo raccontati durante la Quaresima e soprattutto poi nella veglia pasquale, per cui la figura di Noè, Abramo e Isacco, Giona in modo particolare,
i giovani nella fornace, ecco, tutti episodi che diventano raffigurazioni, figure di Cristo, del Cristo risorto, del Cristo che si sacrifica, che dona la vita, soprattutto sono immagini di liberazione, di guarigione, di salvezza, e sono i temi pasquali per eccellenza. Per questo abbiamo voluto offrire ai nostri telespettatori proprio queste immagini, quasi come preparazione al cammino pasquale. Per capire che la fede nella resurrezione, nella vita eterna, era già un punto fisso, era già perno della fede, insomma, già 2000 anni fa. Certo, sono tutti temi che riportano ad una fede profondamente radicata che diventa speranza certa nella vita eterna, nella vita in comunione con Dio. Ci sono temi che non rimandano ad un'idea di morte, di vuoto, di oscurità, ma tutti temi luminosi, di speranza, di rinascita. Sono temi di rinascita che possono essere anche per noi motivi di riflessione e di ripensamento. Anche perché all'epoca probabilmente la vita, al di là di questo periodo che stiamo vivendo, all'epoca la vita era molto più faticosa, e questo era motivo di speranza, veramente dava un'illuminazione anche a chi illuminazione nella propria vita, quella terrena, non ne aveva. Certo, sappiamo che l'età della mortalità era molto bassa, e anche nel momento in cui si scavano le tombe vediamo tantissimi bambini, tantissimi giovani, per cui la morte incombeva sulla vita quotidiana, e questa è la risposta a quella paura, a quel terrore della morte incombente. E allora torniamo nella catacomba di Domitilla, nella regione dei Fornai, lo facciamo ancora con Serena Cirillo, vediamo. È certamente questo il cuore pulsante della regione dei Fornai, il monumento che ci racconta proprio le gesta della committenza che stiamo cercando di descrivere durante questo percorso. La stanza è gigantesca, si presenta come un edificio cupolato, sezionato ed esploso, che affronta da una parte e dall'altra due grandi absidi, mentre tutto attorno, in basso, i protagonisti di queste gesta si fanno e si presentano in prima persona. Proprio il grano, il commercio del grano nella città di Roma, viene raccontato nei minimi dettagli. Alla mia destra le scene ci parlano di episodi di carico e scarico delle merci, di imbarcazioni e forse proprio del Tevere, mentre alla mia sinistra i proprietari, certamente distinguibili dal vestiario, austeri, ieratici, in tunica e paglio, gestiscono e amministrano la distribuzione di queste merci a non aria. Insieme agli episodi della vita privata, insieme agli episodi della vita pubblica e del mestiere, che di fatto garantisce le risorse economiche per creare e realizzare questo prestigioso edificio, vengono anche inserite le storie della Bibbia. Storie molto sofisticate, anche inconsuete per quanto attiene il patrimonio pittorico delle catacombe, che vanno a culminare proprio nelle due absidioli che abbiamo descritto in apertura. Il Cristo, alla mia sinistra, è in trono, al centro, con la capsa ricolma di rotoli, mentre ai suoi lati si dispongono gli apostoli. I due capi di questo consesso sono Pietro e poi ancora Paolo, ben distinti e distinguibili tanto per le loro fisionomie quanto perché gli unici ad ottenere un posto seduto. A destra invece quest'altra absidiola, ancora monumentale e ancora decorata secondo i temi della più alta e sofisticata arte paleocristiana, presenta al centro il pastore Crioforo, il buon pastore, circondato dalle stagioni insieme ai capri. Le absidiole ancora più piccole e ancora ridimensionate, che vanno ad incunearsi negli arcosoli di questa stanza poligonale, invece rappresentano le storie di Giona, il profeta del Vecchio Testamento, raccontato in quattro tappe.
Signor Jacobone, è interessante proprio questo ciclo di Giona a cui faceva riferimento Matteo Braconi. Abbiamo proprio delle immagini ad hoc proprio per raccontare questa opera d'arte, questa sensibilità artistica da parte dei committenti incredibile. Sì, abbiamo un ciclo di Giona molto completo, con il primo episodio, Giona gettato nel mare, inghiottito dal mostro marino, poi il secondo episodio, la liberazione, per cui Giona viene rigettato dal mostro marino, e poi le scene di quiete, di pace, di riposo di Giona, e il ciclo che Gesù stesso richiama per parlare della sua morte e risurrezione. Come Giona rimase nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo rimarrà 3 giorni nel ventre della terra per poi risorgere. È una chiarissima allusione alla risurrezione di Cristo, di quel Cristo che poi vediamo buon pastore nel giardino, nel paradiso, con i beati. E quindi veramente sulla strada della Pasqua, sulla strada del mistero della nostra fede che ci porta attraverso la morte alla resurrezione. È bello vedere come in queste catacombe, grazie anche ai committenti, si riesce ad avere, oltre che ad una fotografia della fede di chi ha commissionato le opere, ma anche una fotografia della società dell'epoca, quindi anche un'importanza storica notevole. Certo, entriamo nel vivo di un'economia vissuta da questi committenti, tutto il problema delle derrate alimentari, del trasporto a Roma e quindi dell'alimentazione della capitale dell'impero, per cui non c'è soltanto l'arte e la fede, ma c'è l'economia, c'è la vita quotidiana, ci sono i mestieri, ci sono tanti aspetti, per cui abbiamo veramente una immersione nella realtà dell'epoca, ma che ci rimanda, con quei temi illustrati, anche alla realtà di oggi, alla nostra quotidianità. Monsignor Jacobone, noi la ringraziamo per questo intervento, ormai un appuntamento fisso, una rubrica immancabile che faremo certamente almeno fino a fine stagione, poi vedremo. Ci lascia con un augurio di Pasqua alla luce anche di quello che stiamo vedendo in questi appuntamenti. Allora, credo che queste immagini, come dicevo, sono immagini di speranza, di liberazione dal male, dal peccato, dalla morte, da tutto ciò che fa paura. Credo che queste immagini possano aiutarci a vivere con speranza la nostra Pasqua come un momento di liberazione da tutto ciò che fa paura, che ci opprime, che incute terrore. Guardando a quel buon pastore, sogniamo il paradiso e incominciamo a costruirlo già oggi. Dove la speranza è certezza. Grazie, Monsignor Pasquale Jacobone, segretario pontificia Commissione Archeologia Sacra, per questa amicizia e questa collaborazione che è nata in questi tempi. Alla prossima, ci rivedremo dopo Pasqua con altre catacombe, ce ne sono ancora tante da vedere.